somos más, 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 más. Contigo somos más, somos más. Con el pueblo somos más. Están disparando a las llantas, policías y militares empezaron. Los mineros que permanecían en las bolsetas y en los camiones, algunos están optando por escapar. Y prensa, 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 los están apuntando con un arma. En este momento recibido mi primer impacto de balín en la espalda prácticamente. E quali furono i moventi che provocarono la formidabile ribellione che in media definirono guerra del gas? Allora, diciamo che il presidente Sanchez de Lozada si pensava che fosse, diciamo così, quasi eterno, no? In quel paese, pensava che nessuno potesse mettere in discussione la sua permanenza. In luglio, mi pare del 2003 o luglio, Sanchez de Lozada riesce a fare una grande coalizione unendo tutti i partiti dell'arco parlamentare. Ne rimane fuori soltanto il MAS di Evo Morales e il MIP di Quispe, che sono i movimenti più a caratterizzazione socio-indigene, eccetera. Questo provoca parallelamente la questione della mancata nazionalizzazione del gas e della nazionalizzazione degli idrocarburi, provoca un grosso scontento sociale. Perché? Perché le risorse naturali della Bolivia vengono esportate per la quasi totalità al Messico, alle multinazionali statunitensi, per cui una ricchezza che esce dal paese, mentre il paese, i ceti medi e bassi del paese non avevano neanche la possibilità di avere il gas, per cui risorse proprie che vanno fuori. Dopo varie mobilitazioni, scioperi generali, blocchi stradali, eccetera, i minatori e i cocaleros bloccano completamente le strade di entrata a La Paz diventa quasi impraticabile. Il governo tenta un'operazione militare durissima e durante quelle manifestazioni e quei blocchi stradali vengono uccisi 26 compagni, 26 civili, chiamiamoli così, comunque tutti legati al movimento sindacale. Quindi era una protesta per la nazionalizzazione, ma diventa uno scontro violentissimo da parte dei movimenti di base. È chiaro che questi echi, gli echi di questa battaglia, di queste lotte, si fanno risentire anche dopo Sanchez de Lozada.
con il governo di Carlo Mesa. Carlo Mesa è il successore di appunto Sanchez de Losada, ma anche Carlo Mesa non riesce a tenere testa a questi movimenti sociali, perché questi movimenti sociali trasformano la protesta nel fatto dateci l'energia, nel fatto che vogliamo la nazionalizzazione completa delle risorse degli idrocarburi. E in questa maniera una guerra del gas, diciamo così, fa anche la stessa guerra del gas e fa cadere Mesa dal suo potere. Quindi il controgolpe, il momento, parte nelle elezioni nazionali del 2005. Si chiedono le elezioni anticipate, si va alle elezioni anticipate, io ero presente lì come sono stato presente poi nel 2010. Ebbene, queste elezioni sono un compromesso, diciamo così, fra Eduardo Rodriguez Belsecker, il presidente, e i settori imprenditoriali di Santa Cruz e i movimenti sociali. Tutti coloro che si muovono contro erano Evo Morales, era la vecchia oligarchia della vita politica, riciclata nelle nuove formazioni con nomi diversi, ma che rappresentano assolutamente il passato. La novità assoluta di quelle elezioni è il MAS, che riprende le più importanti rivendicazioni e battaglie di base, cioè la convocazione dell'assemblea costituente che deve rifondare la Costituzione, la nazionalizzazione degli idrocarburi, la difesa della foglia di coca assolutamente centrale, l'affermazione della sovranità nazionale della Bolivia contro le ingerenze degli Stati Uniti. Bene, questa campagna elettorale va malissimo per la destra, comincia una guerra che viene chiamata la guerra sporca contro Morales, viene trasformato Morales nel capo dei narcotrafficanti, però approfittando del clima anche di scontento e della classe politica, che era proprio una classe politica corrotta, eccetera, il MAS va a rappresentare il vero cambiamento, la vera trasformazione, e questo porta ovviamente a Evo Morales alla vittoria con questo 53,7% dei voti.